E benvenuti in un nuovo video. Oggi eccoci qua con il video sui top e flop. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi qua sotto cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco, così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video. Se vi piace questo video e ne volete vedere gli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete commentate e se volete seguitemi anche su Instagram. Sto guardando che mi si sta appannando l'occhiale. Spero che, vabbè, non vi dia fastidio. Sulle labbra non ve lo faccio vedere, è un matitone di Puro Bio. Avevo qua quello da Lorenzo, ho messo quello. Ma bando alle ciance, partiamo subito. Allora, partirei dai capelli, visto che ho due cose da farvi vedere, quindi non ve le faccio mai vedere, quindi partiamo da quelle, dai. Allora, ho provato lo shampoo e la maschera di Freshly, quel brand che spopola su TikTok, su Instagram, Facebook, anche ogni tanto mi c'è pubblicità. Vabbè, vari youtuber, vari influencer lo promuovono, li utilizzano e niente, quindi ho detto ciao, con uno sconto li ho comprati anche io. Ho preso la nuova linea per capelli grassi, la Vibrant Balance, sì, e appunto ho preso lo shampoo e la maschera. Se sentite i rumori c'è a casa Lorenzo e quindi è lui che fa rumore. Ha il 99,5% di ingredienti di origine naturale. Questo è lo shampoo. Il packaging è in metallo col tappo in plastica, col pump dosatore. E questa invece è la maschera. Il balsamo non ho preso perché ne ho tantissimi di balsami. La maschera è solo al 99% di ingredienti di origine naturale. La maschera è così, proprio maschera, bellissima la confezione. E anche lo shampoo è in crema. Allora, non fanno tantissima schiuma, lavano bene i capelli, però in combo a me vanno a seccarli un po' i capelli, anche se appunto ho preso la maschera. Però lo shampoo mi va a seccare un po' i capelli, li lascia puliti quel giorno in più, sì, però appunto me li secca un po', quindi non è del tutto promosso. È buono, ha una profumazione di menta, comunque bella fresca. Sì, frutta mentata comunque, buona. Non lo boccio, non lo promuovo, è un nì. Se non mi seccherebbe i capelli, ottimo. Li ho utilizzati anche non in combo con altri shampoo, con altre maschere e mi piacciono. Lì non seccano i capelli, ecco. Se invece li uso in combo, a me vanno a seccare i capelli. Però ottimi, se avete i capelli grassi, sì, perché come si dice, scusate, perché appunto vanno a tenerveli puliti quel giorno in più, che è top secondo me. Poi passiamo al corpo, facciamo una cosa all'incontrario oggi. Corpo, ho due scrub per il corpo. Allora, lo scrub 2 in 1 di Geomar, questo qua, lo scrub doccia, questo è settificante, quello con col packaging viola. Questo è con fiori di loto, camellia, aloe e menta acquatica, appunto settificante, al 95% di ingredienti di origine naturale, è vegan, e nulla, sono 250 ml di prodotto, ha una profumazione buona. È uno scrub in crema con dei microgranuli e sfoglia bene la pelle. C'è anche l'altra confezione che è verde, se non erro. Quella lì è purificante. Scusate, non era Lorenzo, ma era il 20, quindi abbiamo chiuso la porta. Stavo dicendo, c'è anche un'altra variante che non l'ho provata, con la confezione verde, che mi sembra che è quello purificante. Appunto, io ho preso questo qua settificante. Allora, non possiamo paragonarlo agli Organishop, però
È un buono scrub, esfolia bene, ha appunto delle micro particelle esfolianti, ottime, vi sfoglia bene il corpo, non va a graffiarvelo, buono anche per pelli sensibili, lo promuoverei, ecco. Due in uno non l'ho usato come bagnoschiuma, diciamo come doccia, ma l'ho utilizzato solo come scrub e esfoglia. Devo dire la verità, potrei anche ricomprarlo. Volevo vedere se dicevo qualcos'altro. No, ok, sì. Ah, ecco, è dermatologicamente testato su pelle sensibili. Infatti, appunto. Poi, invece, un altro che ho utilizzato, come potete vedere, sono arrivata qua, è questo qua di Sien all'apricot. Wild Natural Peeling, Apricot e Rice, quindi riso, è un shower gel smoothie. L'avevo preso in tre varianti, questa qua gialla, verde al kiwi e quella rossa che è al lampone, non mi ricordo più, o fragola, ecco. Appunto, Sien gel docce sfoglianti, noccioli di albicocca e riso. Ecco, lì vedete un po' i granuli, questo in gel, quello là in crema, questo in gel. No, allora, come sfogliante no, perché devo dire la verità che aspettate, provo a farvelo vedere. Ha un, oppa, ecco, si è proprio tolto. Ha un granulo qua, uno là, uno su, uno giù, quindi no. Come bagnoschiuma, sì, carino, simpatico, divertente, fresco, profumato, perché sa proprio di albicocca, ha questo proprio profumo di albicocca fruttato, ecco, anche gli altri li hanno usati, anche quelli, sono 300 ml come bagnoschiuma coccoloso, così lo potete utilizzare. Non fa tantissima schiuma, però è carino, comunque vedete che sono comunque arrivata quasi a metà, ecco, magari lo vedrete nei prodotti terminati di questo mese di giugno. Però buono, cioè buono, non lo ricomprerei come esfoliante, perché qua lo chiamo proprio esfoliante, sì, ma come bagnoschiuma da utilizzare così, sì. Passiamo al viso, che sono quelli, i prodotti, la categoria di prodotti che ne ho di più, ecco, che ho maggiormente. Allora, sono tutti struccanti. Pa no, partiamo dall'esfoliante. Sto utilizzando il cream Gommage Oxydant di Joye. Questo. Crema esfoliante ossigenante con 96% di ingredienti di origine naturale, 75 ml. Questo è ai lumifenoli antiossidanti e peonia imperiale. È un gommage per il viso in crema. Vedete, proprio in crema. Esfoglia, sì, i granuli sono proprio piccolini, piccolini, microgranuli. Esfoglia abbastanza. Vorrei qualcosa un po' più di esfogliante, però è buono. È delicato comunque sul viso. Ha un profumo fiorito, dolce comunque. Buono, ma non dei migliori che ho comprato e utilizzato. Ecco, vorrei un'esfoliazione un po' più intensa. Questo qua, esfoglia, però è più magari adatto a pelli sensibili, normali. Ecco, io ho la pelle un po' mista, quindi, però buono. Cioè, mi sta piacendo, però è un po' delicato per i miei gusti. Poi ho messo in uso l'olio lavante all'aloe di Anthos con oli di germi di grano e di macadamia, estratti di aloe iperico e timo. Questo avevo utilizzato un campioncino, me ne ero innamorata e quindi ho comprato la full size. Sono 200 ml. Sto guardando che è scaduto, però l'ho utilizzato, non mi ha fatto niente.
È un olio lavante all'aloe che potete utilizzare sia sul viso che sul corpo. Io l'ho utilizzato sul viso per togliere il make-up, avevo truccato solo gli occhi, l'ho utilizzato per quello, mi ha tolto tutto, non ha bruciato gli occhi, è stato super delicato, buonissimo. Non pensate di andare a utilizzare proprio un olio perché è in crema. È proprio, vediamo se riuscite, ecco. È uscito, proprio è in crema, non fa un effetto oleoso sul viso, no, è idratante, lava bene, ottimo, a me piace come struccante, ecco, per il viso. È idratante, antiossidante, l'aloe, proprietà lenitive, rinfrescante, tonificante. Appunto, si utilizza come un normale bagnoschiuma o detergente per il viso. Ecco, come detergente per il viso, promossissimo. Come detergente, come bagnoschiuma non l'ho utilizzato, però come detergente per il viso è strabuono. Mi sta piacendo, lava tutto, come vi ho detto, l'ho utilizzato principalmente sugli occhi perché quel giorno lì avevo truccato solo gli occhi, solo un po' di mascara, matita e un filo di ombretto e è andato a struccarmi tutto senza bruciarmi gli occhi, quindi per me è super promosso. Poi, promossissimo anche, quindi top, questo struccante occhi di Kiehl's The Mask, The Mask, scusate, è di Maybelline, praticamente, della linea di Maybelline, è uno struccante bifasico, 2 in 1, per tutti i tipi di make-up, waterproof e lunga durata, vero, strucca qualunque, non brucia gli occhi, ottimo, appunto bifasico. Andare a agitare, diventa così, bluette, azzurrino, buono, mi sta piacendo, potrei anche riacquistarlo, questo l'avevo acquistato all'outlet di Maybelline, buono, buono, adatto agli occhi sensibili che si irritano, sapete che io utilizzo e cerco sempre struccanti occhi per occhi sensibili perché i miei occhi si irritano e mi bruciano. Così, con uno schiocco di dita, quindi sono sempre alla ricerca di qualcosa che non mi bruci gli occhi quando li strucco e questo non lo fa. Quindi ottimo, potrei anche riacquistarlo anche. Anzi, ci farei proprio un bel pensiero su quello. Poi invece, come acqua micellare del periodo, sto utilizzando questa di Garnier che avete già sicuramente visto in giro, l'acqua micellare illuminante all'acqua di rose, strucca, deterge e illumina senza risciacquo, alta tollerabilità, viso, occhi, labbra, maxi formato da 400 ml, buona anche questa, la profumazione sa di rosa, è molto sì, dolce, buona, strucca. Bene, viso, non lasciare residui, mi piace, è adatta a pelli anche sensibili, pelle spente, infatti vi illumina un po' il viso, buona, potrei anche riacquistarla, piaciuta. Quindi, ricapitoliamo un attimo, sono quasi tutti top, a parte lo shampoo, scusate, che va a un po' a seccare i capelli, quindi è un nì. E l'esfoliante di Sien che sì, come si dice, esfolia, va bene come bagnoschiuma, ecco, non come esfoliante. Tutto lì. Niente, questi qua sono stati i miei top e flop del periodo. Fatemi sapere giù con un commentino che mi fa sempre piacere sentirvi se avete provato uno di questi prodotti e voi come vi siete trovati, che mi piace confrontarvi. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!